Amici di Ettisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Minuti di Recupero, rubrica che torna dopo una pausa di riflessione e abbiamo il piacere di ritrovare insieme a noi per ripartire nel nostro percorso Francesco Domenichini, giornalista di Footbola.it. Ciao Francesco, benvenuto, è un piacere ritrovarti in nostra compagnia. Ciao Andrea, grazie per l'invito. Francesco, iniziamo dall'analisi della corsa scudetto. Questo scudetto che sembra una corsa a chi non lo voglia vincere. Inizio dalla capolista. Secondo pari a reti bianche consecutivo per il Milan. Come possiamo analizzare la sterilità offensiva dei rossoneri che, leggevo ieri un dato, hanno messo a segno 4 gol nelle ultime 7 uscite? Allora, diciamo che il problema del Milan è dovuto dal fatto che secondo me ci si aspettava troppo da questa squadra. Sta pagando dei limiti, secondo me, della rosa che erano evidenti già all'inizio stagione e, secondo me, un indebolimento della squadra rispetto alla scorsa stagione, del quale in pochi hanno parlato, ma in realtà in molti casi abbiamo avuto semplicemente dei passaggi di consegna, quindi salta Çalhanoğlu e il cambio è Brahim Diaz, che era la riserva di Çalhanoğlu nella passata stagione. Per quanto in Italia ci si diverta a fare il tiro al Donnarumma, il passaggio tra Maignan e Donnarumma è chiaro ed evidente, per quanto anche Maignan non stia facendo un brutto campionato. Ibrahimovic non si poteva pensare che potesse essere un punto di riferimento anche per questa stagione. Stiamo parlando di un giocatore di 41 anni, che ha già ampiamente fatto troppo nell'ultimo anno e mezzo con il Milan, e questa stagione è praticamente come non averlo. Giroud è un altro giocatore che ha sempre dimostrato dei grossi limiti in carriera, e adesso anche lui non è più giovanissimo. Quindi, nel momento in cui ci si fa affidamento su due giocatori molto in là con l'età, bisogna anche tenere conto che, prima di tutto, sono molto soggetti ad infortuni e a problemi fisici. Dall'altro punto di vista, sono dei giocatori che faticano a tenere per tutta la stagione, anche perché sono sempre di fronte a giocatori molto più giovani, difensori giovani, che hanno più fiato, sanno tenere 90 minuti, cosa che un Giroud in questo momento non è assolutamente in grado di fare. In più, le alternative sono quelle che sono. Per tanto tempo si è parlato di Messias come un possibile nuovo campioncino. È bellissima la storia di Messias, che l'ha portato dalla Serie D al Milan, però non è un giocatore che ti può far vincere lo scudetto, non è un giocatore che può giocare in determinate squadre. Il Milan poi ha avuto la grande fortuna di continuare, ed è stato bravissimo Pioli, a continuare a credere in Sandro Tonali dopo il brutto inizio di stagione l'anno scorso. E quest'anno è assolutamente l'uomo che sta tenendo insieme il Milan. La questione, io ho sempre ritenuto il Milan una squadra non da prime quattro posizioni, figuriamoci da scudetto. Quindi il fatto che sia ancora in quella posizione lì, secondo me, è un grande merito di Pioli. Il fatto che il Milan otterrà per il secondo anno sicuramente la qualificazione in Champions League è un grande merito, però onestamente credo che stia venendo fuori un po' il braccino corto di questa squadra, che nel momento in cui, e si dice soprattutto settimana scorsa, nel momento in cui sei convinto di poter fare dal lungo perché giochi a Milano col Bologna, mentre il Napoli va a Bergamo e l'Inter va a Torino, nel momento in cui tu vedi che il Napoli vince con l'Atalanta e l'Inter vince con la Juventus, a quel punto lì hai paura anche del Bologna e non vai oltre lo 0-0. Quindi a quel punto lì credo che sarà molto difficile per il Milan riuscire a vincere lo scudetto. La convincente Inter ammirata contro il Verona diventa nuovamente la prima favorita per la vittoria del titolo. Sì, assolutamente sì. Non solo perché adesso lo scudetto è tornato in mano al destino dell'Inter, perché l'Inter ha 2 punti in meno del Milan, ma anche una partita in meno, quindi vincendole tutte sarebbe sicuro della conferma del campionato. Ma quello che ha fatto più impressione è stato il modo in cui l'Inter ha battuto il Verona, che è una squadra che anche per in questa stagione ha dimostrato di essere una bellissima realtà del nostro calcio, e si è vista a tutti gli effetti l'Inter di inizio stagione, l'Inter di novembre e dicembre, che dominava gli avversari e che in realtà si è portata in mezz'ora sul 2-0, ma poteva essere anche 3-4-0. È ritrovata quindi una squadra che sa giocare bene a calcio, sa divertire, poi nel secondo tempo ha anche
gestito un attimino le risorse, le energie, però la partita ormai era in cassaforte. Questa Inter, diciamo che l'Inter ha bisogno anche di questo tipo di partita, perché dopo la vittoria con la Juventus sarebbe sbagliato nascondere il fatto che la Juve abbia giocato meglio rispetto all'Inter, a prescindere da poi tutte le varie polemiche che ci possono essere state, però lì la Juve non meritava di perdere contro l'Inter e si è visto un Inter spesso sulle gambe a Torino. Probabilmente la vittoria all'Allianz ha permesso all'Inter di ritrovare sicurezza e col Verona poi ha giocato come l'Inter ha dimostrato nel corso del campionato, esclusi i mesi di febbraio e marzo. In più, guardando anche il calendario delle tre squadre che si contendono il campionato, io vedo veramente l'Inter molto favorita rispetto alle altre. Il rendimento interno è senza dubbio il limite principale del Napoli di quest'anno. Quante colpe ha Luciano Spalletti nelle sconfitte incassate dai Partenopei al Maradona? Diciamo che sicuramente la situazione del Napoli è molto particolare perché guardando le statistiche notiamo come il Napoli in trasferta abbia perso soltanto a Milano contro l'Inter e invece in casa ha inanellato una serie di sconfitte molto, molto preoccupanti. La situazione, io credo che in questo momento in vetta al campionato italiano ci siano tre allenatori molto diversi tra di loro, ma che tutti e tre hanno un grande problema, ovvero che nessuno dei tre ha mai vinto il campionato, quindi da un certo punto di vista tutti e tre hanno un po' paura di osare e di tentare. Spalletti ha il grande merito di aver ridato fiducia a un ambiente che veniva da una clamorosa eliminazione, o meglio una clamorosa non qualificazione alla Champions League dopo quel Napoli-Verona, quindi serviva un allenatore che riuscisse a ricompattare il gruppo. Probabilmente non è riuscito a fare quell'ultimo passo in più, né a livello europeo, perché comunque anche lì e a livello in Europa League il Napoli paga il Maradona, quindi va a pareggiare 1-1 al Camp Nou e poi viene surclassato in casa. Onestamente, credo che il Napoli abbia preso molto il volto del proprio allenatore, cioè una squadra che ha bisogno di ripartenza, ha bisogno di contropiede, bisogna di saper ripartire. Questo tipo di gioco può essere attuato soprattutto in trasferta. In casa sarebbe un gioco un pochino più sbarazzino, soprattutto nel momento in cui, a 6 giornate dal termine, il Napoli è secondo in classifica a 2 punti dalla capolista. Quindi è normale che anche tante altre squadre, come mi viene in mente il caso legato a Napoli-Spezia, dove il Napoli va a perdere contro una squadra che non fa un tiro in porta e vince sull'autogol. A quel punto bisogna anche essere bravi a stanare gli avversari, a farli uscire in modo tale da poter poi infilarli. Ecco, per questo motivo, credo che ci siano sicuramente dei limiti da parte dell'allenatore, però, nel complesso io credo che sia positiva la stagione del Napoli. La Juventus deve accontentarsi di difendere il quarto posto oppure è ancora lecito sognare, visto che là davanti, nell'ottica dei bianconeri, nessuna delle tre battistrada poi si decide a piazzare l'allungo decisivo? La Juventus, credo che Allegri abbia sempre parlato in maniera molto chiara anche nei mesi scorsi quando si parlava di una Juve in ottica scudetto. È ovvio che nel momento in cui ci sono 6 punti di differenza tra la Juve e il Milan o eventualmente anche 7 tra la Juve e l'Inter, vedremo come andrà il recupero col Bologna, è lecito ancora sperare. Anche perché da un certo punto di vista il discorso Champions mi sembra abbastanza archiviato. È vero che la Roma è comunque a 5 punti, quindi la Juve è più vicina al quinto posto che al primo. Però da un certo punto di vista questa Roma, anche con le difficoltà che ha avuto nel battere la Salernitana nell'ultimo turno, non mi sembra quella squadra che possa essere in grado di infilare un filotto di 6 vittorie, perché fondamentalmente di quello stiamo parlando, perché recuperare 5 punti alla Juventus a 6 gare dalla fine vuol dire vincerle tutte. Sommando le tre che ha già fatto, vorrebbe dire fare 9 vittorie consecutive, la vedo molto complicata per la Roma. Dallo stesso punto di vista, vedo molto complicato che un Inter possa fare 11 punti su 21 disponibili in queste ultime 7 gare. Che è quello che deve fare, anzi, dovrebbe farne 10 perché a pari punti tra Inter e Juve vincerebbe comunque lo scudetto l'Inter. Quindi è veramente molto complicato per la Juve poter pensare allo scudetto. Diciamo che la Juve
si può accontentare in questo momento di intanto gestire la qualificazione in Champions League e poi provare magari a migliorare la sua posizione, magari chiudendo terzo o seconda. Detto ciò, il primo posto, anche per il fatto che ha tre squadre davanti a poche gare dalla fine, lo vedo praticamente impossibile. Chi vedi favorito dopo l'ultimo turno tra Roma, Lazio e Fiorentina per agguantare i due posti che garantiscono l'accesso alla prossima Europa League? Ma io vedo favorite la Roma e la Fiorentina. La Roma in realtà avrà da gestire due fronti perché sono dell'idea che riuscirà finalmente a battere il Bodo al quarto tentativo e passare il turno. E questo può essere un limite per la Roma, perché per quanto si possa parlare male sicuramente di una Conference League che non sarà una coppa eccezionale, stiamo anche parlando di una squadra che, pur essendo molto blasonata in Italia e avendo anche ottenuto dei discreti risultati come piazzamento a livello internazionale, la semifinale di Europa League dell'anno scorso, la semifinale di Champions, una finale di Coppa dei Campioni nell'84, è giusto anche ricordare che, togliendo una Coppa delle Fiere che l'UEFA non riconosce, la Roma non ha mai vinto un trofeo internazionale, quindi in questo momento l'occasione è veramente ghiotta. E se dovessi ragionare se fossi Giuseppe Mourinho, l'obiettivo primario per me di questa Roma è appunto la Conference League. Quindi questo può essere un qualcosa che può togliere energia alla Roma. In più la Roma ha anche ricordato che le prossime due partite saranno veramente molto molto complicate, una al Maradona con il Napoli e l'altra al Meazza contro l'Inter. Quindi lì sono due partite dove non sarà semplice ottenere i 6 punti totali. La Lazio continua invece a essere una squadra che non mi convince, ha troppo alterna, può fare i 4 gol a Marassi con la tripletta di Immobile, però poi va a perdersi via in partite alle volte anche banali, oltre a faticare moltissimo negli scontri diretti, e ne avrà qualcuno anche da qui fino a fine campionato, quindi la Lazio non la vedo mai. La Fiorentina invece quella è, da un certo punto di vista, che vedo meglio di tutte, perché gioca a mente libera, gioca tranquilla. Da un certo punto di vista l'obiettivo Europa era stato dichiarato a inizio anno, però forse nessuno se lo aspettava realmente, dato il livello delle prime sette e soprattutto dalla stagione, anzi dalle stagioni dalle quali veniva la Fiorentina. Invece con l'italiano ha veramente dato un gran gioco e una grande consapevolezza nei propri mezzi, una squadra che ha saputo rispondere perfettamente alla cessione di Vlahovic. La vittoria del secondo torneo continentale è davvero al momento l'unica strada che ha l'Atalanta per disputare le coppe europee nella prossima annata? Allora, l'Atalanta ha l'obiettivo della Champions League, era l'obiettivo dichiarato. Nel momento in cui lo ha perso, l'unico modo possibile per arrivare in Champions era vincere l'Europa League. Io sono dell'idea che l'Atalanta abbia ampiamente buttato via questo campionato, perché l'Atalanta poteva essere una squadra da vittoria del campionato. Purtroppo si è un po' sgretolata in tanti momenti importanti. Detto ciò, l'Atalanta concentrata che si è sempre vista in Europa League e dopo l'ottimo pareggio in Germania, io sono dell'idea che con l'Ipsia è assolutamente in grado di passare. La semifinale sarebbe con la vincente di Praga Rangers Rangers, Braga, bravo. quindi è assolutamente alla portata dell'Atalanta. Poi certo, dall'altra parte il grande spauracchio è il Barcellona. Però è un Barcellona secondo me battibile, lo sta dimostrando il fatto che ha sempre pareggiato almeno una partita, l'ha pareggiata con Galatasaray agli ottavi, ha già pareggiato a Francoforte la prima partita dei quarti di finale. E poi non è assolutamente scontato che vada il Barcellona avanti, certo un 1-1 in Germania fa pensare che il Barcellona l'Eintracht possa buttarlo fuori, però una semifinale poi sarebbe contro una tra Lione e West Ham, una squadra che stava faticando in Ligue 1, ma che ha una grande esperienza internazionale. L'altra che invece si sta giocando a tutti gli effetti la qualificazione alla prossima Champions League in un campionato come la Premier, quindi non è Certo. assolutamente una squadra da sottovalutare. Io sono dell'idea che l'Atalanta sia pienamente in corsa per la vittoria dell'Europa League e possa essere una squadra
che in questo momento ha deciso di puntare tutto sulla vittoria dell'Europa League. E nel poker si direbbe all in, quindi o rimani con tutto o rimani con niente. Io sono dell'idea quindi che dipenderà molto da come andrà la partita di giovedì. Se la partita di giovedì dovesse portare l'Atalanta ad andare in semifinale, allora credo che questo andamento negativo in campionato andrà ancora avanti, quindi sarà lontanissima dalle zone europee. In caso contrario, da ricordare che l'Atalanta ha una partita in meno. Se dovesse essere eliminata con il Lipsia, certo, c'è da un certo punto di vista lo scompenso psicologico per l'eliminazione, però dall'altra parte credo che abbia tutte le carte in regola per poter rientrare non solo in Conference, ma anche in Europa League. Chiudiamo con un'ultima battuta, ti chiedo una previsione secca, come terminerà la corsa per la salvezza? Allora, la cosa per la salvezza, credo che saranno queste tre squadre che sono in fondo adesso a retrocedere, quindi diremo purtroppo addio Salernitana, Venezia e Genoa. Tutto sommato, credo che il Cagliari, io continuo a far fatica a capire come mai questa squadra faccia così tanta fatica a fare punti da diversi anni a questa parte. Credo però che nel complesso di quelle ultime quattro squadre abbia la possibilità di trovare qualche punto in più grazie alle individualità superiori rispetto alle altre, quindi comunque con un João Pedro che i gol li segna, con un Cragno che i gol li evita e con certi elementi come possono essere Bellanova, come può essere Nandez, che sono degli elementi che secondo me sono superiori. Diciamo che se io dovessi fare una squadra ideale delle ultime quattro in classifica, probabilmente 5-6 giocatori li inserirei dal Cagliari. Quindi a quel Certo. punto lì credo che la classifica rimarrà così, anche se sarà sicuramente fondamentale lo scontro diretto tra Cagliari e Venezia. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Francesco Domenichini per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Francesco, grazie. Ciao Andrea e ciao a tutti.